Amici di Wild Hunter, salute a voi, ben ritrovati alla mia rubrica tutorial. Questo appuntamento è dedicato ad un argomento particolare della balistica terminale. Avete letto dal titolo e avrete più o meno realizzato di che cosa si tratta. Fa parte un po' questa puntata di tutta una serie di argomenti e argomentazioni riguardanti i miti, la carne e la realtà. Allora, fra i tanti miti e leggende che circolano nell'ambiente della caccia grossa, ma anche in quella normale della caccia di selezione e del contenimento danni, ce n'è una che è molto curiosa ed è quella che stabilirebbe che la fauna africana, in particolare quella del big game, ma anche quella degli ungulati, sia più resistente, è più dura a morire rispetto alla fauna nordamericana e a quella europea. Allora, diciamo che in linea di massima, questo corrisponde a una mezza verità. In che senso? Che analizzando a fondo, quindi da parte mia, da parte di un professionista che ha cacciato in tutti e tre i continenti e ha abbattuto tutti gli animali legalmente abbattibili, anche alcuni che non lo sono più legalmente abbattibili, quindi che ha accumulato una grande esperienza, devo vedere questa situazione e spiegarvi nei dettagli perché si è arrivati a questa pseudo conclusione, d'accordo? Infatti, su sei motivi per i quali si è creata questa leggenda, questo mito, soltanto uno è riconducibile, d'accordo, alla reale struttura fisica degli animali africani, in particolare degli ungulati, rispetto a quelli europei e nordamericani. Gli altri cinque motivi che hanno creato appunto la nascita di questo mito, di questa leggenda, sono invece riconducibili ad altri fattori che sono prettamente umani, d'accordo? Questo vi spiega come mai certi miti e certe leggende nascono spesso per nascondere le magagne umane. E allora, quando si vuole nascondere le magagne umane, si tende a mitizzare, in questo caso, proprietà quasi esoteriche degli animali. Allora, prima di entrare nello specifico di ciascuno dei sei argomenti che vi ho accennato e che vedremo uno per uno, dobbiamo considerare che cosa voglia dire duro a morire, d'accordo? Infatti, nell'opinione comune di questo mito e questa leggenda, si ascrive a questi animali delle capacità fisiche, d'accordo? Fisiologiche, largamente superiori a quelle delle controparti europee e nordamericane, tali da mettere in condizione gli animali africani di resistere molto meglio ai proiettili. Questo naturalmente a parità di calibro, a parità di cartuccia e a parità di piazzamento del colpo. A parte che su questo ci vorrebbe una statistica di almeno 100 animali da ciascun continente per poter stabilire una cosa del genere. Ma diciamo, prendiamolo per buono, visto che non ci sono non sono stati fatti degli esperimenti simili, ma la diamo per buona e andiamo ad analizzare qual è la verità. E lo faremo attraverso questi sei punti. Vi devo premettere che molta della mia esperienza si basa sui numeri, cioè sulle decine di migliaia di animali abbattuti personalmente o fatti abbattere dai miei clienti quando facevo il cacciatore professionista, quindi la guida di caccia, e soprattutto nel culling, cioè
nello sfoltimento di grandi parti di popolazioni che noi a fine stagione di caccia facevamo per i proprietari terrieri. Infatti in Africa ogni tanto vengono fatte delle operazioni molto pesanti di culling su piani di abbattimento di migliaia di animali e che devono essere abbattuti in pochi giorni, in pochissime settimane. Quindi si parla magari di 5.000 impala, di 2.000 zebre, eccetera. Quindi una statistica me la sono fatta e io ho scritto tutto, ho riportato tutto nei miei archivi segreti e ho raccolto non solo le mie esperienze personali ma anche quelle dei miei compagni cacciatori professionisti che magari cacciavano o con un altro calibro o con un'altra cartuccia e quindi io mi sono salvato tutti questi preziosi dati che costituiscono una banca dati che posseggo, che è invidiabile perché nessuno ha mai pensato o ritenuto utile farlo, d'accordo? Quindi tutto ciò che io vi esporrò in questi 6 punti riguarda 5 punti su 6 riguardano, diciamo, le esperienze che ho avuto durante la mia professione, compreso il culling, d'accordo? Bene, andiamo a vedere qualche immagine e poi passiamo subito al primo punto a bomba. Right down. Yes. Excellent yes. Shot. Yes. Non hai ripreso? Sì, ho ripreso tutto. Ho ripreso tutto. What a shot. What a shot. L'unico cosa 333 meters and he went down. Straight down. Straight down with a 7 mm mouse. Unbelievable. Again, load again. Put in if it turns. Now, all the way to the right still. Put another shot in, put in. Shoot, Alexander, on the right, far right. This one, right. On the right, by the bush, yeah. Okay. Good, good, it's gonna go down. Allora, il primo punto riguarda soprattutto l'inesperienza di moltissimi cacciatori nordamericani ed europei che vengono a caccia in Africa e che li portano a piazzare il colpo in maniera non perfetta. Quindi di conseguenza l'animale va lungo e poi si alimenta una prima parte, il 20% è di questo mito, di questa leggenda. Infatti non sono abituati a sparare in piedi su un tripede o un bipede. Non solo. Infatti la loro inesperienza, questo tipo di appoggio e di postura del corpo li porta a avere una prestazione a livello di precisione alle lunghe e lunghissime distanze che sono normali in Africa, perché poi tra l'altro non sono abituati a fare questo tipo di tiro con questo appoggio, perché a casa loro sparano, soprattutto gli europei, da altane o da appoggi, da sacchetti appositamente messi, quasi da bench rest, e questo pesa tantissimo sul risultato finale, cioè sul piazzamento del colpo, d'accordo? In più dobbiamo anche considerare che molti professionisti non avvertono prima i propri clienti su questo, cioè su allenarsi a questo, cosa che io invece ho sempre fatto. Ho cercato di spiegare ai miei clienti come avrebbero sparato e quindi di allenarsi prima a casa. E molti mi ascoltavano
e quindi arrivavano in Africa già con un minimo di esperienza di tiro su quella postura e in quella posizione. In più c'è da considerare, e questo era il secondo avviso che davo ai miei clienti, che avrebbero dovuto sparare con quella postura, in quella posizione di tiro, quindi con un treppiede o un bipede, dopo aver percorso tanti chilometri a piedi, quindi affaticati, e lì mi premunivo di dirgli di fare ginnastica, di fare lunghe camminate, di prepararsi fisicamente, d'accordo? Quindi con il respiro corto ci arrivi sull'animale, di cui poi spesso gli ultimi 100 metri si facevano correndo o a passo svelto per guadagnare il tiro. Quindi condizioni di tiro inusuali per un nordamericano o per un europeo che purtroppo si rivelano delle cattive abitudini, d'accordo, in Africa, che portano poi ai ferimenti e quindi alla una prima nascita, una prima tranche di nascita del mito e della leggenda. Quindi molta di questa presunta resistenza ai colpi è invece dovuta al fatto che questi animali vanno lunghi perché sono colpiti male, d'accordo? Questo va detto e spiegato per bene. Il secondo motivo invece sono le distanze medie di tiro in Africa, che difficilmente scendono sotto i 250-300 metri, e a queste distanze di tiro la maggior parte dei cacciatori che viene dall'Europa o dal Nord Africa o dal Nord America, d'accordo? Quindi dal Nord Africa intendo poi l'Asia anche, quindi cacciatori arabi, d'accordo, russi, asiatici, che non sono abituati a tirare a queste distanze e quindi non solo non sono abituati a questo tiro, ma non sanno utilizzare anche i reticoli balistici di base. E questo crea ulteriore confusione, anche perché queste persone che sanno, che vengono istruite un po' anche all'ultimo momento, non si allenano, non seguono un percorso e pensano che con l'acquisto di un cannocchiale ultima generazione con reticolo balistico o con torretta balistica, arrivando lì, risolva magicamente il problema. No, non solo non lo risolve, ma lo complica ulteriormente, perché costringe il professionista o la guida di caccia a dover prima imparare lui a gestire quel cannocchiale, quindi la torretta balistica o quel reticolo balistico, e poi spiegarlo al cliente, il che diventa un macello, perché si perdono giorni di caccia preziosi, si perdono occasioni con gli animali, occasioni che poi magari non si andranno a ritrovare, perché quello che è un'occasione perduta di un bel trofeo a volte sta a dimostrarti la pochezza tecnica che hai utilizzato nel prepararti a un impegno così grande, d'accordo? Adesso vi faccio vedere qualche immagine e poi ritorniamo per il terzo e il quarto punto.
Allora, il terzo punto invece riguarda nello specifico la mancanza di allenamento serio, di un serio allenamento al tiro a lunga distanza da una parte e alla caccia alla cerca dall'altra. Sul discorso di allenarsi poco al poligono con serietà, imparando ad azzerare l'arma e a ripetere la rosata almeno a 100, 200 e 300 metri, che è la cosa di base, si aggiunge anche il fatto di non conoscere per nulla la vera caccia alla cerca, cioè la caccia fatta utilizzando sempre un accendino o la polvere per lo studio del vento e della brezza, lo studiare il sole, l'avvicinamento all'animale nell'angolo morto della sua vista, tutte cose che ovviamente si imparano in determinate scuole o in determinati corsi che alcuni professionisti tengono, come quelli che tengo io qui nel Mugello, perché quel tipo di caccia alla cerca è molto difficile. E quindi quando si arriva in Africa si fa fatica a comprendere ciò che stanno facendo le tue guide di caccia, i tuoi tracciatori. Quindi vedo la gente che è spaesata, non riesce a capire, e tutto questo crea frustrazione, e la frustrazione poi si ripercuote negativamente al momento del tiro, d'accordo? Quindi vedete, la preparazione del pre-safari è una cosa molto seria, è una cosa. Devo dire che in questo una buona parte, darei un 60-65% dei miei clienti americani, almeno sul discorso del tirare al poligono e dell'andare a caccia alla cerca, era abbastanza ferrato. Erano un po' tutti sovrappeso, erano persone che facevano fatica a tenere il passo per lungo tempo, quindi dovevamo cercare di fare un preavvicinamento. In quei casi molte persone sono obese, molte persone sono anziane, quindi un preavvicinamento con l'auto in modo di fare l'ultimo miglio, si diceva, the last mile, e cercare di metterli in condizioni di sparare, altrimenti nei casi più eclatanti ovviamente dovevamo andare a caccia all'appostamento, quindi alle pozze d'acqua, ai fiumi, ai torrenti, alle pasture più interessanti, altrimenti la caccia alla cerca diventava un problema, d'accordo? E questi sono il punto 3 e il punto 4, d'accordo? O meglio, il punto 3 e il punto 3 bis, d'accordo? Invece arriviamo al vero quarto punto, che riguarda invece quello che vi avevo accennato su un aspetto fisico e fisiologico dei grandi ungulati, ma anche i felini e i carnivori, ma proprio nella fattispecie gli ungulati africani, che hanno una caratteristica fisica diciamo superiore a quelli nordamericani, ma soprattutto a quelli europei, ed è il fatto di avere almeno un 30% in più in media di superficie polmonare. Questo a parità di quasi specie. Vi faccio un esempio terra-terra e classico: l'impala e il daino. Sono due animali che si assomigliano, sono praticamente gemelli non omozigoti e hanno lo stesso passo, lo stesso modo di tenere il trofeo, i maschi, lo stesso modo di saltare. D'accordo? Poi ci sono delle piccole e grandi differenze che poi l'impala ha sviluppato nel territorio africano, ma l'impala ha un 30% di polmoni in più. Se io ho aperto migliaia di impala, centinaia di daini, e l'ho notato, a parità di peso c'è almeno un 30% di più di polmoni. Questo perché? Per il fatto che gli impala, in generale tutti gli ungulati africani, hanno molti predatori, non hanno solo il lupo, che ha una strategia ben precisa.
D'accordo. Lì in Africa esistono predatori diversi, i canidi e i felidi, e i felini. Quindi i felini, ciascuno, il ghepardo per esempio ha lo scatto velocissimo, il leopardo ha l'agguato, il leone caccia in branco e quindi ha una strategia di caccia più sullo stress dell'animale, sul fatto di circondare l'animale, avere i cacciatori che spingono, fanno una vera battuta di caccia. Mentre invece i licaoni, ad esempio le iene che cacciano in branco, tendono a sfiancare l'animale, quindi ci mettono, non hanno la velocità, ma si danno il cambio nell'inseguimento, quindi sfiniscono l'animale un po' come i lupi da noi. Quindi avendo molti predatori, va bene, hanno anche i predatori dall'alto, le aquile, che devono essere schivate con degli scatti rapidissimi, e quindi come vedete gli ungulati, i grandi ungulati, ma anche i piccoli e medi africani hanno dovuto sviluppare un sistema polmonare tale da potergli sorreggere sia negli scatti sia negli lunghi inseguimenti, d'accordo? E quindi questo ovviamente che cosa si traduce poi nella fattispecie? Che gli animali che in Africa si caccia, che diciamo uno sceglie un calibro, sceglie una munizione e generalmente si scelgono munizioni, d'accordo? A espansione controllata, quindi si cerca di sparare in piene spalle. Perché? Perché lì conta il trofeo, non conta la carne, mentre invece in Nord America e in Europa si caccia per la carne e quindi si tende a sparare dietro la spalla, quindi nei polmoni. E quindi noi siamo abituati a sparare delle soft point nei polmoni e a vedere abbattimenti molto rapidi, quindi con scatti improvvisi, qualche decina di metri e il crollo dell'animale. Invece lì sparare dietro la spalla con dei proiettili premium, perché si sparare dietro la spalla? Perché noi professionisti e guide di caccia ci raccomandiamo ai nostri clienti di sparare nelle spalle con proiettili adeguati, quindi Nosler Partition, Acubond, Interbond, bla bla bla, Swift A-Frame. Invece loro per loro convinzione sparano dietro la spalla, tanto dove vuoi che vada. E questi animali, avendo un impianto polmonare, un cuore molto più grande, perché ovviamente di concerto ad avere dei polmoni più grandi, più estesi, hanno anche un cuore molto più robusto e veloce per supportare ovviamente tutte le corse e gli inseguimenti, ovviamente li vedono partire e quindi c'è il mito, ecco come nasce ancora, si alimenta altro fuoco gettato, d'accordo, altra brace sul fuoco, e quindi ecco perché dice loro incassano meglio. No, non è questa. Sì, in questo caso nel caso dei polmoni eccetera incassa meglio, certo, perché ha un impianto polmonare e di cuore superiore, però se si fosse sparato dove si doveva sparare, questo mito, questa leggenda avrebbe avuto meno fuoco per bruciare, d'accordo? Quindi questo è un aspetto che ovviamente va tenuto di grande conto, va bene? Adesso vi faccio vedere altre diapositive e poi torniamo in studio per parlare del quinto e del sesto motivo di alimentazione di questa leggenda africana. Il quinto motivo riguarda
la scelta del calibro. Molti cacciatori nordamericani ed europei, quando vanno in Africa, tendono a sovrarmarsi. Già sono sovrarmati nel loro continente e, dovendo andare in Africa, siccome c'è anche questa leggenda, tendono a sovrarmarsi e spesso vengono supportati da due condizioni. Una riguarda il fatto che nella lista degli animali che decidono di abbattere ci sono animali che vanno, d'accordo, dai 40-50 kg di peso, magari all'Eland che ne pesa 600-700. E quindi che cosa succede? Portano un'unica arma, invece di portarne due, che sarebbe più corretto, ne portano una sola e di solito è il classico 375 Holland & Holland. Che è vero che è il factotum l'universale, però quando si comincia a sparare ad animali che sono sotto i 300 kg, gli animali vanno necessariamente lunghi, ma vi posso dire che lunghi vanno anche animali presi perfettamente, animali di 400-500 kg, d'accordo? Perché si tendono a utilizzare proiettili a espansione controllata e magari sparando dietro la spalla. Quindi questo essere sovrarmati, questo brutto vizio di essere sovrarmati, gioca un brutto scherzo, perché c'è sempre la scusa di dire: ma se sparo con un 3,75 a un dick-dick o a un impala, non sciupo l'animale perché usando la partition. Beh, questo è vero fino in parte, perché se lo prendi in tutte e due le spalle, lo distruggi e in uscita gli fai un buco così che la pelle è rovinata. Se spari dietro la spalla, il risucchio del proiettile in uscita su un animale così piccolo fa uscire tutte le budella di fuori, quindi è anche uno spettacolo bruttissimo. Quindi anche questa pseudo cosa che gira e rigira è una falsità. E quindi, siccome poi molti miei ex colleghi non gliene importa un fico secco di queste cose, quando il cliente è contento, anche se fai disastri, tanto paga e se ne può fregare, però in realtà le vere guide di caccia, quelli che hanno fatto carriera, quelli che hanno avuto successo, sono persone con i piedi per terra e la testa a mezz'aria, non in cielo, e quindi danno il consiglio giusto, che quando si ha una lista con animali che partono dai 10 kg agli 800, bisogna portarsi almeno due carabine adatte a entrambe le cose. Poi il 3,75 Holland & Holland è un calibro per il big game, non è un calibro per i playing games. Può essere portato da uno come unica arma che fa il leone, il leopardo, il bufalo, che però se lo fa i primi giorni e non sa cosa fare negli altri giorni che ha pagato, può andare a tirare a qualche antilope. Ma di solito io consigliavo di lasciare in camera il 375, prendere un 308, un 7 Mauser o un 3006 che avevo sempre in casa. E quella è la scelta giusta e che non alimenta i falsi miti e le false leggende. Quindi questo faccenda dell'essere sovrarmato ha portato ad andare lunghi gli animali, ad alimentare ulteriormente questa problematica, insomma. Questo è il discorso. In più ci si deve aggiungere un altro fatto importante. A un'errata scelta nel proiettile, quindi nella cartuccia da portarsi dietro. Oggi non è più come una volta, che in Africa si trovavano poche munizioni e che quindi bisognava portarsele da casa, e chi se le portava da casa si portava da casa quello che funzionava a casa, non pensando che laggiù magari quella palla non funzionasse. E ancora oggi ci sono tanti cacciatori che per forza
tendono a non ammettere che vanno in un posto nuovo a fare delle nuove esperienze con nuovi animali, con nuove distanze di tiro, con nuovi ambienti, nuovi appoggi, nuove posture, ma tendono, ho cacciato sulle montagne per tutta la vita e quindi il calibro giusto è quello, la palla giusta è questa, ci si fa di tutto. E questa, sulla scelta del proiettile, è una cosa micidiale. Perché un conto è tirare un capriolo e un camoscio, d'accordo, in montagna, e un conto è tirare a un blesbok, a un impala, quando non a un kudu. Ecco, quindi il discorso sulla scelta del proiettile è un discorso che va affrontato con chi in luogo ha una determinata esperienza, calibro, munizione, perché se esci fuori e pretendi di fare ciò che fai in Nord America e in Europa, lì succede che gli animali vanno lunghi. Già spari male, d'accordo? Già spari male e non riesci a fare una rosata decente a almeno 200 metri, ma in Africa la rosata decente che conta è a 300 metri. Se non riesci a metterla in un cerchietto così, a metterle tutte a 300 metri così, vai poco lontano, vanno lunghi gli animali, li prendi, per carità, l'area vitale è grande, gli animali sono grandi, ce li prendi, ma vanno lunghi. E poi ti rifugi nella solita scusa, nel solito mito falso, nella solita leggenda del metropolitana, anzi africana, che gli animali africani reggono più le fucilate. Poveracci, reggono gli errori vostri, reggono gli errori della gente che prende sotto gamba questo tipo di safari, cioè il safari, la caccia in Africa, d'accordo? E molti di voi che mi stanno ascoltando sanno benissimo di che cosa parlo, perché questa cosa, venendo con me a caccia lì, ne hanno avuto piena rispondenza. Ecco, quindi vedete che molti miti, molte leggende sono frutto soprattutto dell'incapacità umana, quindi l'incapacità, la scarsa esperienza, il rifiuto di prendere le cose in maniera giusta, quindi la preparazione, le scelte giuste, eccetera, e poi anche una scarsa conoscenza dell'anatomia degli animali africani, della posizione delle loro aree vitali, che anche questo ho dedicato un video apposta, vi consiglio di andarlo a vedere, perché in questo video dico che le aree vitali degli animali africani, cioè la posizione del cuore, per esempio, è molto diversa tra gli ungulati e i felini e i canidi in Africa rispetto a quelli europei, ad esempio, ma anche a quelli nordamericani. Quindi se non sai dove mettere la croce è un casino. Aiuti ad alimentare ulteriormente questa falsa leggenda, d'accordo? Perché se avete notato i video dei miei safari, gli animali non hanno percorso tanta strada. Nei miei ultimi 11 safari non c'è stato un animale che ha percorso più di 40 metri. Questo è frutto non del fatto che io abbia tutta quell'esperienza, ma semplicemente perché ho messo in pratica queste indicazioni, e queste indicazioni le può mettere in pratica chiunque, anche un non professionista. Basta fare un corso da un professionista, basta allenarsi, basta studiare e il risultato poi è certo. E si mandano a nanna tutti i falsi miti e le false leggende. D'accordo? Bene, ci rivediamo presto ad un nuovo tutorial.